Sta per iniziare Trop American Sport di Gianluca Cinecorti. It's gone! He did it! He did it! Pete Alonso! Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win it! They win it! Detroit Connolly with a chance. They score! They score! The puck on a rebound for Lars Eller! Toss to White. He's in! Patriots win the Super Bowl! What a comeback! Amici di Trop Fan Radio, buonasera a tutti. Mi presento, sono Gianluca Cinecorti e sono all'esordio su questa fantastica radio e sono anche un po' emozionato, devo dire, come prima puntata, come primo appuntamento. Trop American Sport, una trasmissione che parlerà di sport americani, dei maggiori sport americani professionistici attualmente attivi nel territorio statunitense, e anche una volta al mese parleremo del più grande, uno dei più grandi campioni e campionesse degli sport americani in The GOAT, storia di campioni. Quindi andremo anche a scoprire qualche campione del passato. Ma veniamo a quello di cui parleremo oggi, un'oretta su cui parleremo tra MLB, Major League Baseball, NBA, WNBA, i due campionati professionistici americani, poi la NFL che si sta giocando proprio mentre sto parlando in questo momento, e poi la NHL di hockey che fra poco partirà, senza escludere lo sport statunitense, lo sport universitario con la NCAA, sia del football che del basket. Andrò a scoprire magari nei momenti più calienti, nella March Madness, quella che viene definita così, la March Madness. Per seguire Trop Fan Radio anche da remoto potete andare su www.tropfanradio.it oppure scaricare l'app su Android o su App Store, quindi avete modo di seguirmi in qualsiasi momento. Potete anche mandarmi un messaggio al 389 963 7542, ripeto 389 963 7542, i vostri messaggi li leggerò in diretta. Dicevo, ogni stagione ha uno sport può occupare più stagioni e può occupare addirittura più mesi. Ad esempio la MLB è partita quella del baseball è partita a marzo e si concluderà ad ottobre, mentre la WNBA è nel pieno dei playoff femminili, quindi del basket femminile, nel pieno dei playoff, sono alle semifinali. La NFL si sta giocando in questo momento week 5, quindi la quinta settimana, e venerdì scorso è iniziato l'hockey NHL, quindi l'hockey che è professionistico. In più la NBA oggi, proprio in questo momento, inizia la pre-season che poi inizierà la stagione regolare il 26 ottobre, quindi ottobre è il mese caldo, il mese dove si gioca in tutti gli sport. Oggi affronteremo tutti gli sport, vi presenterò un po' genericamente tutti gli sport, cosa sta succedendo in questo momento proprio nel football, cosa è successo nel baseball, nella fase che è la più bella in assoluto che si sta svolgendo in questo momento, cioè i playoff, anzi addirittura mentre sto parlando si sta giocando addirittura, e poi andremo a vedere WNBA, avremo tanto da poter parlare e insieme. Ripeto, se volete parlare con me via messaggio, mandatemi un messaggio così vi sentirò vicini. 389 963 7542. Intanto ci scaldiamo un po' con un po' di musica di Trop Fan Radio. Di nuovo in diretta su Trop Fan Radio, questa è Trop American Sport, sono Gianluca e sono le 21.10, siamo in diretta domenica 6 ottobre. Primo argomento di questa sera, WNBA, si stanno giocando le semifinali dei playoff, è stata una stagione fantastica per la WNBA, la stagione della rinascita, la stagione della ripartenza, e questa, il motivo ha un nome e un cognome, Caitlin Clark, la rookie sensation di questa stagione. Ha dato davvero un altro lustro alla stagione della WNBA, ha fatto ritornare giustamente questa lega a parlare di sé. Infatti seguitissima
ogni partita sold out ovunque lei andasse, ma anche oltre le partite in cui giocavano le Indiana Fever, appunto, di Caitlin Clark. WNBA, che dicevo, siamo alle semifinali. New York Liberty, Las Vegas Aces, le campioni in carica di Las Vegas, sono sotto 2-1 contro le New York Liberty, mentre nell'altra semifinale si sta giocando Minnesota Lynx Connecticut Sun. Anche qui Minnesota è in vantaggio 2-1 e nelle Minnesota Lynx gioca un'italiana, Cecilia Zandalasini. Zanda per tutti, da protagonista, sta giocando da protagonista in questi playoff. Non è l'unica giocatrice italiana che sta giocando e che ha giocato nella WNBA quest'anno. Lorela Kubai ha giocato nelle Atlanta Dream, che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare qualche mese fa a giugno nella mia trasferta di Atlanta, ed è stata davvero un'esperienza fantastica, anche perché ho potuto vedere Caitlin Clark e anche intervistare Caitlin Clark in una conferenza stampa dove le ho fatto una battuta. Caitlin, so che hai origini italiane, non è che ti va di venire da noi a giocare con la nazionale? Il 22 è libero. Lei si è messa a ridere, ha risposto molto educatamente: so che ho delle parentele italiane, però non so ancora cosa fare. Ovviamente giocherà per la nazionale statunitense, chi se la lascia scappare. WNBA che andrà a finire in questa prima quindicina di ottobre con le finals al meglio delle 5 e le semifinali sempre al meglio delle 5. Che dire di altro? Seguitela, WNBA.com, davvero ci sono highlights ovunque. Andatevi a vedere quello che ha fatto Caitlin Clark, che è stata nominata Rookie of the Year di quest'anno, una stagione pazzesca. Se volete, ditemi se la seguite, fatemi compagnia come sempre con il numero 389-963-7542, perché parleremo ancora di sport americano e parleremo della NBA e della NHL nel prossimo segmento. Però ascoltiamoci musica di Trop Fan Radio per rimanere sempre carichi e concentrati. Di nuovo in diretta con Gianluca su Trop American Sport, 21-19, 6 ottobre, primo appuntamento per me su questa fantastica radio. Sono arrivati i primi messaggi, e il primo messaggio è arrivato da Sonia, da Milano. Ho seguito la WNBA quest'anno perché incuriosita dal tanto clamore che ha suscitato proprio Caitlin Clark. Mi sono affezionata alle Minnesota di Zanda e speriamo di vederla in finale. Speriamo anch'io, lo spero anch'io davvero, perché è una persona super. Mi scrive anche il mio amico Paolo, il mio compagno di merende, quando faccio le telecronache di pallavolo, mi chiede appunto: ma la pallavolo rientra tra gli sport professionistici statunitensi? Può essere, ma Paolo, non è nel mio mood, quindi sarei veramente forzato sull'argomento. Argomento che però mi sento più mio è sulla NBA e sull'NHL. NBA che fra poco partirà con la stagione regolare. Il 26 ottobre si riparte con la prima partita delle 82 che si giocheranno fino a giugno inoltrato, e mentre però alcune partite sono state già giocate. Ovviamente le prime sono di pre-season, la prima è stata giocata a Dubai, sì, avete capito bene, Dubai. Anche a Dubai è sbarcata la NBA con i campioni, gli ex campioni in carica dei Denver Nuggets, che hanno giocato a Dubai. Mentre oggi negli Stati Uniti inizia proprio la pre-season, cioè una serie di partite che da qui a 20 giorni prepareranno gli atleti all'esordio stagionale. Ci sono un paio di cose curiose quest'anno da tenere d'occhio. I Boston Celtics, i campioni in carica, cercheranno di difendere il titolo, e i Dallas Mavericks, coloro che hanno perso in finale, quest'anno si sono rinforzati ulteriormente andando a prendersi un giocatore che io adoro, Klay Thompson, un giocatore fantastico. Quindi sarà ancora Boston contro Dallas? Cosa ne pensate voi? Scrivetemi anche se avete qualche squadra NBA del cuore al 389-963-7542. Leggerò i vostri WhatsApp in diretta. E la mia squadra del cuore una volta era quella dei Chicago Bulls quando c'era Jordan. Adesso piacciono tutte le squadre, piace davvero vedere del buon basket. Altra curiosità da vedere nel prossimo campionato è
perché padre e figlio giocheranno insieme. Sì, LeBron James e Bronny James giocheranno nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers. Sarà difficile per Bronny scrollarsi di dosso quella pressione che lo sta schiacciando da qualche mese a questa parte, soprattutto nelle prime partite di Summer League, dove davvero sembrava avesse un quintale sopra le spalle. Vedremo se il padre lo metterà a proprio agio. Passiamo alla NHL, la lega professionistica di hockey. 82 partite anche per loro. Sono partiti venerdì scorso a Praga con le prime partite di pre-season e partiranno martedì con il campionato vero e proprio negli Stati Uniti. Quindi andremo a vedere chi andrà a provare di togliere il titolo ai Carolina Panthers, ma sono i Florida Panthers di hockey. Gli Edmonton Oilers proveranno a vincere questo titolo dopo aver perso gara 7 nella finale di Stanley Cup. Due leghe che partono davvero, sono super, si gioca a un livello mostruoso. Intanto la prossima è la NFL. Chi è appassionato di NFL rimanga in linea, perché parleremo della Lega del Football. Intanto musica su Trop Fan Radio. E questa era Nina Zilli che su Trop Fan Radio. Questa è Trop American Sport, sono Gianluca. 21:29, siamo nel bel mezzo del primo appuntamento con questa trasmissione della domenica sera. Parliamo, anzi prima di parlare di sport americani e in particolar modo di NFL, di football, leggiamo due messaggi. Il primo, Ruben da Roma: sono tifoso dei Celtics fin da quando sono arrivati qui a Roma i vari Garnett, Paul Pierce, stiamo parlando di qualche anno fa, e lui dice: forza Boston, bella squadra, mi piace, ben allenata, e devo dire che è uno spettacolo e ha meritato di vincere il titolo quest'anno. Quindi se volete mandarmi il messaggio come ha fatto Ruben da Roma, 389 963 7542. Ma ne arriva un altro, Matteo da Pordenone mi chiede: come sono messi i Nuggets di Nikola Jokic? MVP, Nikola Jokic 3 volte MVP della NBA, sono ancora contender a Ovest, cioè la parte in cui sono divisi in due conference, la NBA Est e Ovest, come quasi tutti gli sport americani, e a Ovest i Nuggets faranno paura a tante altre squadre, quindi messi bene, contender, secondo me possono arrivare ancora in finale. Passiamo però alla NFL che si sta giocando in questo momento, proprio mentre sto parlando stanno giocando diverse partite, due sono già terminate, quella del Thursday Night tra Buccaneers di Tampa Bay e Atlanta Falcons. Hanno vinto gli Atlanta Falcons 36-30, mentre oggi si è giocata la prima delle due partite, delle tre partite che si giocheranno a Londra, quella tra New York Jets e Minnesota Vikings. Minnesota che rimane imbattuta, vincendo anche oggi 23-17 contro i Jets di New York. Seconda partita di Londra che mi vedrà protagonista, e vedrà protagonista anche Trop American Sport, perché trasmetterò direttamente da Londra. Domenica prossima sarò a Londra per vedere Chicago Bears contro i Chicago Bears di Caleb Williams, una squadra che doveva essere tra le sorprese, invece non lo è, contro i Jacksonville Jaguar, questa volta di Jacksonville. Da lì trasmetterò e vi racconterò quello che ho visto e quello che sto vedendo in quello che starò vedendo in quella fantastica giornata. Mentre sto parlando stanno giocando Panthers Bears, i Bears sono 30-10, quindi Caleb Williams si è svegliato. Bengals sono avanti di 10, 31-21. I Texan purtroppo sono avanti, perché dico purtroppo, sui Bills, perché i Bills sono la mia squadra, e i Buffalo Bills, quindi 20-17 quando siamo nel quarto, i Jaguars di Jacksonville 27-17 contro gli Indianapolis Colts, e i Patriots 10-9 contro i Dolphins, fortunatissimi Miami Dolphins, che hanno visto purtroppo finire la stagione quasi sicuramente in anticipo del loro quarterback Tua Tagovailoa per una concussion, per un problema a livello di commozione cerebrale, ecco, mi veniva la parola in italiano. Ultima partita che si sta giocando in questo momento: Commanders contro Browns. Washington, sorpresa dell'anno, 34-6 contro i Cleveland Browns.
Quindi partite che davvero stanno entrando nel vivo, ultimo quarto per tante, e i Kansas City Chiefs rimangono ancora imbattuti, sono 4-0, giocheranno più tardi perché ci sono partite che si giocheranno nella seconda serata, quali Broncos Raiders, 49ers Cardinals, Rams Los Angeles e Green Bay Packers, New York Giants, Seattle Seahawks, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers e appunto Kansas City Chiefs contro i New Orleans Saints. Ultima partita è proprio questa di Kansas City che si giocherà il Monday Night. Non mi resta che darvi appuntamento fra poco ancora, perché parliamo di baseball, parliamo della stagione che sta entrando nel vivo e parleremo di partite eccezionali. Qui è sempre su Trop Fan Radio. Nuovamente in diretta su Trop Fan Radio, sono Gianluca, sono le 21.39 di questa domenica 6 ottobre, primo appuntamento per Trop American Sport. Ricordo tutti i modi per ascoltarci: il sito internet www.tropfanradio.it, poi le due app che trovate sia su App Store che su Android, quindi su Play Store, e poi Alexa, potete dire, lo dico a bassa voce, sono messa attiva, Alexa metti Trop Fan Radio, e quindi si parte con Trop Fan Radio e ascolterete me e le tante trasmissioni che popolano questa giovane radio. Allora, voltiamo pagina, anzi prima di voltare pagina leggiamo un messaggio che arriva addirittura dagli Stati Uniti, da San José, è l'amico Mauro che mi dice complimenti per la trasmissione, mi fanno piacere i complimenti, grazie Mauro, e Go Bills, anche se lui tifa tutte le squadre di Cleveland possibili e immaginabili. Cleveland che troveremo poi nel playoff di Major League Baseball, argomento che tratteremo adesso. Stagione regolare: la stagione regolare di Major League del Baseball è fatta da 162 partite. Sì, 162 sono davvero tante. Si è iniziato attorno al 20 marzo e la stagione regolare è finita il 30 settembre. Quest'anno la notizia bomba della pre-season, appena poco prima di iniziare, è la firma di un contratto record assoluto per tutti i contratti possibili e immaginabili, cioè Shohei Ohtani, il giocatore giapponese, ha firmato un contratto da 700 milioni, sì, avete capito bene, 700 milioni per 10 anni, 70 milioni di dollari all'anno, anche se la forma del contratto non è così precisa, ci sono a crescere, chissà quanto guadagnerà l'ultimo anno. Però io ero un po' scettico sinceramente su Shohei Ohtani, ma la stagione che ha fatto è da assoluto MVP, 50 fuori campo, cioè pallina che finisce in tribuna in campo regolare, e 50 basi rubate, cioè mentre il lanciatore avversario lancia la pallina, lui ruba la base e va avanti di un segmento del diamante del baseball. Quindi Shohei Ohtani se li merita, fino adesso se li merita tutti questi soldi. Poi è passato da una sponda all'altra di Los Angeles, dagli Angels ai Dodgers. È un po' come se ad esempio, non so, un giocatore del Milan passasse a quello dell'Inter, perché è successo più di una volta, però per questa cifra monster. Stagione regolare che non ha determinato nelle 162 partite l'ultima ad accedere ai playoff, che sono i miei New York Mets. Sono dovute bastare servire altre due partite, la 161esima e la 162esima, affinché i Mets potessero andare finalmente ai playoff. Una partita pazzesca, quella del 29 settembre dello scorso anno. Andate a vedervi gli highlights, cercateli su YouTube perché sono davvero da gustarvi. Poi altre cose, niente da dire. I Braves, che si sono giocati queste ultime partite, sono passati lo stesso anche loro ai playoff, ma dopo, per i playoff ne parleremo dopo, perché voglio parlarne con calma, perché sinceramente è stato uno spettacolo questa settimana, la prima di ottobre, di playoff MLB, che davvero ho ancora i brividi per alcune emozioni che mi hanno fatto provare. Se anche voi seguite la MLB o gli altri sport americani, scrivetemi, perché mi fate compagnia e perché poi leggo anche i vostri messaggi. 389 963 75 42, e leggerò i messaggi come ho fatto fino adesso. Però prima di sentire un po' di musica e sentire Asteria con After Party, vi ricordo ancora di scaricarvi l'app per continuare a seguirla
questa radio perché merita. Intanto ancora un po' di musica con Trop American Sport. Questi erano i One Republic con Art. 21:50, ultimo segmento di questo primo appuntamento di Troppo American Sport. Ricordo il numero di telefono per comunicare con questa trasmissione è 389-963-7542. È arrivato un WhatsApp da Michele da Rovigo. Finalmente una trasmissione sulle nostre passioni made in USA. Come vedi, questi Mets non mollano mai. Sì, the never quit. È l'anno buono? Speriamo davvero. Ci unisce con Michele questa passione per i Mets. Sono una squadra incredibile, perché incredibile è stato il loro cammino dalla fine delle, come dicevo prima, dalle ultime due partite di regular season a questi playoff che si dividono in questa maniera. C'è una prima fase al meglio delle tre partite che si gioca a casa della miglior classificata, quindi i Mets erano a Milwaukee Brewers. Ma andiamo per ordine, andiamo a vedere quelle che sono successe prima dei Mets. I Detroit hanno vinto a sorpresa contro gli Houston Astros nelle wild card, 2-0, inopinato. Houston finisce forse nera, chi lo sa. Poi altra sorpresa sempre nell'American League, come vi dicevo prima c'è sempre una divisione tra est e ovest, in questo caso American League e National League, quindi due leghe separate che hanno delle squadre e poi determinano le vincitrici di ogni lega, determina chi andrà a giocarsi le World Series. Kansas City Royals che vincono a Baltimore contro gli Orioles 2-0, altro 2-0, San Diego Padres in casa vincono 2-0 contro gli Atlanta Braves, ma la serie più emozionante sia per me ma anche per chi ha visto ed è neutro tra virgolette è quella che è stata tra i New York Mets e i Milwaukee Brewers. Prima gara vinta dai Mets, seconda gara vinta dai Brewers, terza gara la decisiva vista da tantissime persone, record assoluto per lo streaming, sotto 2-0 in mezza all'ottavo, al nono, all'inizio del nono, fuori campo di Pete Alonso, nella sigla è proprio colui che inizia la sigla, il fuori campo da tre punti che manda i Mets a giocare contro i Phillies. Stanotte ha vinto gara 1 e fra 8 minuti inizia gara 2, quindi let's go Mets, andiamo a prenderci anche questa gara 2. L'altra serie molto emozionante sempre nella National League, quella dei Mets e dei Phillies di Philadelphia, è quella tra San Diego Padres e Los Angeles Dodgers di Shohei Ohtani, l'avete sentito prima, Mister 700 milioni. E in gara 1, prima partita di Shohei Ohtani ai playoff, sotto 3-0 all'inizio del quarto inning spara un fuoricampo da 3 punti, prima una pallina gli è andata sul ginocchio, il gelo a Los Angeles, nessuno parlava e Shohei Ohtani zoppicava, quindi immaginate lo stato d'animo dei tifosi di Los Angeles. Si è rimesso in piedi, ha fatto un po' di stretching, prossimo lancio seguente l'ha sparata praticamente nell'oceano, e quindi ha vinto una partita molto tirata i Los Angeles Dodgers, hanno vinto 7-6 o 6-5 se non ricordo male adesso, non mi sfugge, 6-5 come lo stesso punteggio dei New York Yankees. Passiamo all'American League, 6-5 contro i Kansas City Royals, vincenti prima con i Baltimore Orioles, con un Aaron Judge, il loro miglior giocatore, un po' sottotono. Mentre la partita, altra partita dell'American League, semifinale, quelle che si chiamano le Division Series, altra partita della Division Series, i Cleveland hanno vinto 7-0 contro i Detroit Tigers. Quindi playoff MLB che sono ai Division Series, dalla parte American League Division Series e dall'altra parte National League Division Series. Le vincenti andranno a giocarsi il championships delle varie delle varie leghe, quindi poi Super Bowl, sì, buonanotte, World Series finali. Non mi resta che darvi appuntamento fra poco per i saluti finali, sempre su Top Fan Radio. Sempre su Trop American Sport, Trop Fan Radio.
ultimo saluti per questo primo appuntamento. Davvero vi ringrazio se siete rimasti fino adesso ad ascoltarmi, davvero davvero apprezzato. Mi aggiornano tanti i miei amici, soprattutto Mauro da San José sui Buffalo Bills, speriamo che vincano. Saluto Michele, saluto tutti coloro che hanno mandato un messaggio. Ci vediamo domenica prossima direttamente da Londra per i London Games. Vi farò assaporare un po' di atmosfera NFL e atmosfera britannica. Non mi resta che darvi la buonanotte e andate a vedere qualche partita, perché iniziano adesso fra poco i miei Mets contro i Phillies. E buona settimana a tutti, ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima. Da Gianluca Cinecorti, da Trop American Sport è tutto, ma rimanete sempre sintonizzati su Trop Fan Radio.